Buongiorno, bentornati o benvenuti in un nuovo vlogmas. Gwenda cerca sempre di evitare la videocamera. Siamo al 14 di dicembre, il tempo ancora non mi passa. Oggi è venerdì, ciò vuol dire lavoro, 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 lavoro. Devo fare assolutamente questo video. Mi metto subito all'opera anche perché è già tardino. E noi ci rivediamo dopo aver fatto questo video, anche perché colazione e tutto l'ho già fatta. Saluta Wendy, dici ci vediamo tra un po'. Questi capelli, ci vediamo tra un po'. Tutorial di questo look registrato, che in realtà è un look molto semplice per Natale. Ho acceso anche le mie lucine, ho messo il mio maglione di ieri, natalizio. Ragazzi, ho solo questo, se no c'ho quello verde. Però direi che il rosso in questo look ci stava un po' di più. E vi sto dando un mega spoiler, però poi andate a vedere il video per capire come realizzare tutto ciò. Ho utilizzato tra l'altro pochissimi prodotti, ho messo il mio super cerchietto. Adesso mi sono ordinata il sushi, così non devo pensare anche a cucinare, ma semplicemente mi metto a prima di tutto mettere a posto e poi devo editare il vlogmas di ieri. Adesso purtroppo dovrò struccarmi, però aspetterò almeno che arrivi il ragazzo delle consegne, così qualcuno mi vede truccata per una volta. Questo è quello che intendevo ieri con Gwenda alla gravidanza isterica. Cioè è stata sulle mie gambe a grattarmi, mi ha tirato tutti i fili del pantalone di Advige e sta ancora grattando il cuscino, guardate. Poi si impegna proprio. Scusi, ha finito? Le piace il suo angolino? Protetta. Game of Thrones ti fa un baffo proprio. Io sto ancora comunque montando il vlogmas di ieri. E nel mentre gioco al giochino di Harry Potter. Sono ancora truccata e in teoria sono quasi le 3. Io dopo dovrei andare in palestra. In più devo pure mangiare. Appena finito, cioè guarda, oggi è insopportabile, ve lo dico. Se oggi senti che è una strage, sono io. Comunque, a parte questo, sto scendendo a mangiare finalmente. Il vlogmas l'ho montato ed è il più corto fino ad adesso, penso. Qui c'è Giorgia che ha iniziato come donne. Ci stanno i giovani. Pazzeschi! Ah sì, adesso hanno messo questi giorni. E io non lo sapevo perché non li seguo più tantissimo. Comunque, adesso mangiamo. Ecco il bottino: salsa di soia, salsa teriyaki. Questi qui li ho già mangiati. Anche questi ne ho trafugati due prima. E il mio sashimi, ma tanto rimarrà per stasera probabilmente. Guarda, continua la persecuzione. Ti ho detto di non seguirmi. Ora io me ne vado, la mi seguirà. Oh! Ti ho detto di no. Staremo a vedere, ma sono sicura che adesso. Allora, io adesso mi devo struccare, assolutamente, perché devo andare in palestra tra poco e ho finito di mangiare da poco, che meraviglia. Devo mettere online il vlogmas, purtroppo un po' in ritardo perché sono messa a guardare uomini e donne, così per la prima volta tutto ensemble. Sono in palestra, doccetta fatta. Questo è il mio solito armadietto, non vi sbagliate. Anche mia madre, cioè vi pare, l'unica volta in cui vengo in palestra ad un orario diverso, becco lei. Anche oggi la Lea non fa merenda, che pezza! Per andare a comprare le cose, la sto facendo io la lista. La lista cresce e sono le 7, ragazzi. Spesina qua, eccoci qua. Oggi ho l'accompagnatore. Fai saluta. Dai, siamo stati nel budget. Più o meno. Adesso andiamo a casa e scarichiamo questa roba. Tornati, mi sono appena accorta che nel vlogmas di ieri, quando ho ripreso alla fine il pezzo di X Factor, mi hanno messo il copyright al video. È andata così. L'ho lasciato e chi se ne insomma. Però che rosicata. Pensavo soltanto con le canzoni ufficiali riconoscessero il copyright, ok, no? Puoi tenerle solo 25 secondi e bla bla bla. Ma sapere che anche con le canzoni che passano su Sky, perché proprio nella sezione copyright c'è scritto riservato. Sky Italia. Adesso sto preparando il progetto su Final Cut del video appunto che ho registrato stamattina. Così mi monto anche questo e stasera siamo a posto. Tra l'altro vi faccio vedere, ho ritrovato al supermarket le mie barrettine preferite, queste qui, e poi ho preso loro. Pazzesche, stavolta l'ho trovata senza lievito e glutine. Quindi detto ciò, adesso svuotiamo la borsa di palestra. Poi appunto mi metto al montaggio di questo video con il pigiamino assolutamente. Stasera mi finisco questi 6 qui. Salsa di soia, Philadelphia, si vola alto. Sono quasi le 10, in realtà ho mangiato, mi sono lavati i capelli. Adesso penso che mi mangerò qualche galletta di questa. E poi stavo appunto finendo di editare, che poi finendo di editare,
insomma, manca ancora un po', ma già vi sto spoilerando troppo. Sappiate solo che vi do questa anteprima della musica. Basta. Capelli asciugati, come vedete sono sempre più lucidi e bianchi soprattutto. Stavolta ho utilizzato anche quel prodotto di Aveda che avevo preso su Octoly, che è un acceleratore di asciugatura. Ma non vorrei dirvi, forse ne ho spruzzato troppo e tipo mi ha unto alcune parti dei capelli. Cioè sto ancora cercando di capire, perché alcune zone la sento un po'... unta. Però l'odore è buono. Vabbè, intanto li ho lavati così. Per domani sono pronta, perché non vi ho detto che domani sera Ilaria va a fare vita loca? Più o meno, diciamo così. Che appunto andiamo a festeggiare il compleanno di Daisy. Rivedrete un po' tutte le mie amichette, che ormai non ci si vede praticamente quasi più, perché una lavora da a destra, una lavora a manca. Quindi queste sono occasioni molto importanti. Tra l'altro si è appena esportato anche il Videos, quindi adesso lo metto subito in carica. Sono le 11, quindi devo dire che per montarlo e esportarlo non ci ho messo neanche troppissimo. Intanto io metto a posto i pennelli che ho lavato in questi due giorni. E volevo fare uno shout out per questo pennellino qua. Dovete assolutamente prenderlo se siete amanti delle cat crease, dei look strutturati, definiti e bla bla bla. Ed è un pennellino della nuova linea di Nabla. Tra l'altro mi stanno piacendo tutti. Ho utilizzato anche questo, che è il pennello da ombretto, insomma, abbastanza piatto, abbastanza flat. E questo qui si chiama Dab and Smooth. Ma questo, che è una roba pazzesca, si chiama appunto Cut Crease Maker. E vi giuro, cioè, se lo trovate lo dovete comprare. Io vi dico, questo qui, vabbè, mi è stato inviato insieme a tutto il resto della collezione, ma io ne ho comprati due di mia iniziativa, perché se questi me li tolgono dal commercio, se questo qua mi si rovina, è la fine. E poi ho utilizzato anche questo qua, ve lo dico per informazione, ma perché vi giuro, se dovete farvi fare un regalo, questi sono la svolta, perché sono minuscoli questi pennellini, quindi anche da viaggio. Questo qui è, ad esempio, si chiama Small Pencil e ci fate tutto, cioè le cose precise, colori, tap. Gli altri li devo ancora provare, però devo dire che finora non sono affatto malaccio. E oh mio Dio, dobbiamo ancora aprire il calendario dell'avvento. Perché mi ricordo sempre a quest'ora? Calendario dell'avvento, come se nulla fosse mai successo. Già so cosa c'è dentro, ma voi non lo sapete. Tra l'altro l'anno prossimo prometto di portarmi avanti e mi compro un po' di calendari, perché mi piaceva anche quello di MAC, che sto guardando da Eleonora e Deborah, e anche quello di Sephora non è male. Quindi apriamo la casellina 14, abbiamo un altro ombrettino, dovrebbe essere tipo un rosa, esatto. Guardate e ditemi se non è un rosa molto Mean Girls. Questo qua si chiama Candy Stash e non so se vedete, ma swatchato è molto luminoso, cioè pensavo rimanesse molto più rosa, in realtà è più brillante che altro. Bellissimo, me lo swatcho anche un attimo qua. Wow, tra l'altro moltissimi mi hanno chiesto se alcuni prodottini di questo calendario sono in edizione limitata e io non vi so rispondere onestamente, quindi chiedete magari a NYX sulle pagine su Instagram eccetera, perché in effetti alcuni prodotti io non li ho mai visti in gamma e io praticamente ho quasi tutto. Come ad esempio il prodotto che avevamo trovato qualche giorno fa, che ce l'ho in borsa, aspettate che ve lo prendo, che è hashtag This Is Everything Lip Oil, che io non l'avevo mai visto, ma mi sto trovando divinamente. Quindi se voi sapete questa cosa dell'edizione limitata, ditecela qua sotto, così la leggiamo tutti. Adesso metto un attimo a posto il bagno, che ho lasciato un po' tutto sparso. In più mi sono appesa le cose qua sopra. Vedete, perché l'inverno è uno struggle. Comunque sì, raga, cioè mi sono proprio unta. Guardate questa ciocca, è untissima. Mi sa che ci ho fatto uno spruzzo un po' troppo diretto. Comunque il prodotto, nel caso non l'aveste visto un'altra volta, è questo. Ah, poi PS del PS del PS, se no sta clip non finisce più. Ieri sera, insomma, non riuscivo a dormire verso le 2. È tipo uno o due mesi che vado a dormire alle 2 di sera. Vabbè, stavo riguardando le foto sul mio telefono e su Instagram e mi sono imbattuta nelle foto dove avevo i capelli appena tagliati e li avevo corti tipo fino a qua. Quindi vabbè, a parte che mi sono cresciuti tantissimo, ma io lo so già perché a me fortunatamente crescono tanto, mi piacevano un casino, cioè avevano un senso. Quando arrivano a questa lunghezza qui, io la chiamo la lunghezza senza senso, cioè non è né corta
né lunga, né in caschetto, né niente. E poi vedete come mi si fanno i capelli, mi si svirgolettano così. Quindi mi era venuta la pazza idea di ritagliarli. Stamattina avevo anche scritto il messaggio al parrucchiere. Poi per fortuna WhatsApp ha aggiunto la funzione elimina messaggio, quindi l'ho eliminato. Anche se poi rimane la scrittina, no? Ha eliminato il messaggio, infatti mi ha scritto che cosa volevi dirmi? Oh niente, mi sono sbagliata. Ci ho ripensato perché mi sono detta, Ilaria, una volta riesci a superare questo tuo deficit di vedere questa mezza lunghezza e andare avanti verso un obiettivo più grande, quello di arrivare a una lunghezza più o meno media lunga. Visto che appunto ho questa fortuna che mi crescono tanto, io spero entro l'anno prossimo, conto tutto un anno intero, di non tagliarli neanche una volta, o almeno spuntarli ogni tanto, perché è così che crescono sani e forti. Mi raccomando, non fate lo sbaglio di non li taglio mai per tipo 10 anni e poi vi dovete tagliare tutti insieme perché si sono rovinati. Quindi spuntate ogni tanto le lunghezze. Io a volte lo faccio anche da sola con le forbici, tanto io ce l'ho pari. Magari, ecco, se non avete questa manualità, andate al parrucchiere, se no mi fate i disastri. E spuntacchiateli, così vedete che vi crescono più velocemente. Quindi appunto io vorrei arrivare a questo obiettivo. Vediamo se ci riesco. Magari quando tra un anno guarderò questo vlog dirò ce l'hai fatta, oppure no, non ce l'hai fatta, sei una pirla. Quindi vediamo un attimo, perché è un sacco di tempo che non mi vedo con i capelli lunghi miei. Sapete che ho messo le extension quest'estate, diciamo primavera estate, poi le ho tolte per motivi lavorativi eccetera eccetera. Cioè i capelli lunghi fanno proprio, non lo so, fashion, glam, anche se adesso stanno riandando i capelli corti, però vabbè, vedremo. Niente, volevo condividere con voi questa cosa, come sempre mi perdo in chiacchiere, yeah. Quindi anche questa giornata è giunta al termine. Ho appena finito di rifare la borsa di palestra perché domani mattina rivado, ma il Natale sta per arrivare, mancano quasi diciamo 9-10 giorni, dipende se contate prima la vigilia o se è il Natale, quindi bisogna mettersi un pochino in carreggiata. Poi questi giorni periodo X e bla bla bla, mi sono un po' gonfiata, quindi sì, bisogna andare e anche parecchio. Quindi appunto domani mattina la mia lezioncina preferita full body, ma di questo parleremo nel vlog di domani, se no qua vi sto dando troppe anticipazioni. Detto ciò, io vi ringrazio per aver passato anche oggi la giornata con me, che per voi saranno pochi minuti, ma per me è tutta una giornata. Cioè, ci tengo a ribadire questo concetto. Quindi ancora grosso bacione e ci vediamo domani. Ciao.